documentati, quindi pare proprio che queste cose qui, come dire, siano avvenute. D'altra parte, appunto, nei racconti del Mahabharata ci sono proprio le lotte combattute nei cieli con queste armi che si scagliavano a distanza e che colpivano a distanza con grande fragore, eccetera, e quindi anche queste cose qui sono raccontate, appunto, non soltanto da, diciamo, dal territorio, insomma, dagli abitanti del territorio del Medio Oriente, ma anche in altre parti del mondo, anche perché per quanto riguarda appunto la civiltà dell'Indo, era stata affidata, quella civiltà lì era stata affidata ad una femmina, ad una donna, sì, esatto, Inanna, quella che si chiamava Inanna, Inanna, che poi è la Ishtar dei popoli semitici, o Astarte, e a lei era stata affidata appunto quella parte là, insomma, affidata il compito di creare lì, una civiltà. Tra l'altro lì ci sono le due, arrivo subito, tra l'altro lì ci sono, nell'attuale Pakistan, le due città Harappa e Mohenjo-Daro, nelle quali ci sono le pietre vetrificate da temperature altissime che nessun incendio potrà mai produrre, e sono lì ancora le pietre vetrificate. C'è qualcuno che dice che c'è ancora segno di radioattività, qualcun altro dice di no, quindi non lo so, ma le pietre vetrificate da altissime temperature, su quelle non ci sono dubbi, quelle lì ci sono. Ma ci hanno fatto un documentario, sì. Noi siamo andati a un'altra conferenza, sì. Dei giornalisti di Rai 2, sì. Ci hanno detto esattamente queste cose, sì. Loro hanno documentato, hanno fatto proprio un documentario che doveva andare su Rai 2, eccetera, eccetera, dove hanno visto proprio, e loro non c'entravano niente naturalmente, erano degli storici e basta, e dicevano che avevano trovato questi terreni tutto pietrificati, dove c'era stata una battaglia sicuramente fatta con armi non convenzionali, diciamo così. No, sicuramente. Prego, sì. C'è anche una ripresa dall'alto, una foto militare nel Sinai, sul sito della NASA, credo, dove si vede proprio questa frattura. Sì, nel Sinai. Sì, sì. Sinai, sì. Sì, sì. Vale. Anche perché doveva essere una base molto importante. Tra l'altro, per esempio, una curiosità è la cosiddetta, a proposito di queste basi di partenza, quella che viene conosciuta come abduction di Elia, cioè Elia che viene prelevato, no? Cioè in realtà no, Elia non viene prelevato come se fosse stato rapito, perché si parla del rapimento di Elia. Nella Bibbia è scritto chiaramente che Elia va volontariamente lì, sapendo che lì sarebbe salito sul carro di quelli lì e se ne sarebbe andato con loro. Tant'è che c'è la descrizione di tutto il viaggio a piedi che lui ha fatto per andare in quel posto lì, per essere preso dal Ruach degli Elohim. E la cosa interessante è che, quindi, per essere preso dal cosiddetto spirito, deve andare in un posto preciso che si chiama Beth El, cioè la casa di El, che doveva essere probabilmente un posto dove c'era una rampa, insomma, comunque un posto da cui si partiva per i voli. Tra l'altro i suoi discepoli, che lui incontra nel corso di questo cammino che fa per alcuni giorni per arrivare lì, andandoci a piedi, gli dicono: quindi sappiamo che gli Elohim ti possiamo venire con te? E lui invece se ne va poi per conto suo, insomma, col suo discepolo Eliseo, e cosa succede? Succede che appunto che lui viene prelevato e i suoi discepoli dicono: allora, ma siccome l'ha portato via, da qualche parte l'avrà pure poi depositato, e quindi andiamolo a cercare. E nei giorni successivi lo vanno a cercare nelle valli circostanti. Cioè talmente era fisico quell'evento lì, talmente era fisico, che loro sono convinti, che dicono: vabbè, l'ha preso di qui, l'avrà portato, e lo vanno a cercare e non lo trovano. Tant'è che nel Nuovo Testamento si dice che prima dell'avvento del Messia deve tornare Elia. E qualcuno dice: ah, ma allora vuol dire che credono nella rinascita? No, è che Elia non è mai, per loro, non è mai morto. Cioè è andato via con gli Elohim e deve ritornare, ma non è mai morto, quindi non è rinascita, è il ritorno di uno che se n'è andato. Cioè anche qui ci sono, insomma, come dire, dei collegamenti, per cui anche lì, se noi pensiamo al racconto di Elia che se ne va, Enoch che se ne va con loro, insomma, c'erano dei personaggi che a un certo punto, non so perché, non sappiamo perché,
comunque vengono prelevati. Nel libro etiopico di Enoch si racconta anche che Enoch nel corso di questo suo viaggio, o più viaggi, insomma, riceve tutta una serie di istruzioni di vario ordine, cioè gli insegnano, gli fanno vedere, gli insegnano un sacco di cose, insomma. Quindi, nel senso che questi qui davano appunto ovviamente delle informazioni alle persone che ritenevano o degne o le persone delle quali volevano la collaborazione, così come fa appunto un normale colonizzatore che si sceglie qualcuno, no? Che, al quale fa fare per certi aspetti una vita privilegiata e lo dota di tutta una serie di conoscenze che invece insomma rimangono rimangono come dire nascoste per gli altri. Quindi questo fa un po' anche pensare all'idea dei cosiddetti iniziati, cioè questi personaggi privilegiati che ricevono delle informazioni che invece sono negate agli altri. Così come quando si racconta sempre in quei libri che noi non dobbiamo accettare come veri, ma sono veri per i copti, di questi 200 ribelli, 200 di questi qui, di loro, ribelli che decidono appunto, sono quelli che decidono di unirsi poi con le femmine Adam, e non solo si uniscono ma cominciano a trasferire a queste femmine tutta una serie di conoscenze, ma conoscenze molto pratiche, che riguardavano anche la vita quotidiana, tra l'altro le insegnano anche come farsi belle. E perché evidentemente le volevano più carine, non lo so, ecco. Comunque, allora la cosa interessante è che questi sono comandati da uno che si chiama Semyaza, e a un certo punto sono consapevoli insomma di quello che stanno facendo e quindi anche del rischio che corrono nei confronti dei capi, e si riuniscono e il capo dice loro: io so già come va a finire, che adesso siamo tutti d'accordo, poi però quando i grandi capi intervengono puniranno me che sono il vostro capo, e loro dicono no, condividiamo la corresponsabilità e firmano una sorta di documento di corresponsabilità, come dire siamo tutti d'accordo, quindi non sei soltanto tu il responsabile di questa cosa, però questo è fuori dal, diciamo, dalla Bibbia canonica nostra. Vi ho detto prima che avrei parlato un attimo dei sacerdoti. Noi ovviamente abbiamo in mente i nostri sacerdoti, che sono quelli che devono occuparsi, diciamo, della nostra anima e portarla a Dio. I Kohanim, che viene tradotto con sacerdoti, in realtà erano invece degli individui che dovevano occuparsi di lui. Che dovevano occuparsi di lui, delle sue esigenze, anche perché non c'è lì anima di cui occuparsi per portarla ad un Dio. Questi, degli aspetti spirituali, almeno della Bibbia, non si occupavano, tanto meno lui, che era un Ish Milchama, cioè un uomo di guerra. Lui era un comandante militare e come tale si comportava, e quindi, diciamo, legittimamente. Questi sacerdoti, ripeto, venivano scelti, nel senso che lui dice si occuperanno di me i discendenti di Aronne. Quindi non era una come la vocazione, no? Come quella che siamo abituati a sentire raccontare, ma si faceva parte di quel gruppo perché si era dentro quella famiglia, poi la tribù dei Leviti. Ed erano esentati ovviamente dagli altri servizi proprio perché dovevano occuparsi di lui. E a un certo punto lui dice... parla a Mosè e gli dice: di ad Aronne, nel futuro nessun uomo della tua stirpe, cioè quindi nessun discendente di Aronne che abbia qualche deformità, potrà accostarsi a offrire il cibo a me, perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi, né il cieco, né lo zoppo, né chi abbia il viso sto leggendo la CEI, sempre, né il chi abbia il viso deforme per difetto o per eccesso, né chi abbia piede o mano difettosi, né un gobbo, né un nano, né chi abbia macchie nell'occhio o scabbia o piaghe purulente o i testicoli acciaccati. Nessun uomo della stirpe di Aronne con qualche deformità si accosterà ad offrire il pane a me. Ha un difetto, non si accosti per offrire il pane a me. Cioè i difettosi fisicamente non li voleva vedere, cioè non li voleva a casa sua. Solo della stirpe di Aronne?
alla faccia dell'amore per gli ultimi. Vabbè, non era un problema loro, voglio dire, era così. Scusa, solo della stirpe di Aronne oppure in generale? No, perché gli altri non potevano neanche pensare di avvicinarsi a lui, erano quelli della stirpe di Aronne che dovevano preoccuparsi del suo cibo. Quindi lui dice di quelli lì i difettosi stanno fuori. Una egittologa mi aveva spiegato, egittologa di quelle ufficiali, non alternativa, mi aveva spiegato che questo corrispondeva esattamente ad un ordine che i suoi colleghi che governavano in Egitto avevano dato e previsto per i sacerdoti, diciamo, d'Egitto, che si occupavano dell'allevamento degli animali per loro. Ma dice che lì era ancora peggio, perché non è che li volevano soltanto privi di difetti, ma li volevano belli. Cioè, li volevano esteticamente belli. Mentre lui si accontentava, forse aveva, non so, meno scelta, non lo so, rispetto ovviamente alla popolazione dell'Egitto, indubbiamente la popolazione dell'Egitto era molto più numerosa, quindi quegli altri potevano scegliere di più, ovviamente, diciamo da questo punto di vista. Ecco, li volevano belli, invece lui si accontentava che non avessero difetti fisici. Quindi evidentemente c'era un qualcosa che insomma, questi qui condividevano. È chiaro che noi abbiamo il racconto, no, di questo Elohim che ha stabilito il rapporto con questo popolo e quindi noi abbiamo quel racconto lì. Se noi leggiamo i racconti invece degli altri popoli ci accorgiamo che altri suoi colleghi avevano altri interessi, no? Perché magari per dire se avevano avuto assegnazioni importanti o magari appunto non erano come lui comandanti militari, beh, si occupavano di altre cose. Sappiamo che c'erano quelli che amavano la musica, quelli che hanno insegnato la scrittura, e quindi voglio dire avevano tra di loro le stesse differenze caratteriali individuali che ci sono tra di noi, normalissime, no? Per cui mi viene sempre un po' da sorridere quando sento dire, ah, supponendo che fossero alieni, no? Facciamo finta. Ah, gli alieni buoni e gli alieni cattivi. Se leggiamo le storie vediamo che c'erano tra di loro, quindi avranno avuto anche loro i loro Platone, Aristotele, e i loro pensatori, i loro Pitagora, i loro Thoth, per esempio, era il dio che si occupava della scrittura, certo non faceva guerra, perché evidentemente quello era il suo compito, quella era la sua attitudine. Lo vediamo nei racconti dei greci, dove c'erano appunto questi vari personaggi che si occupavano di varie cose. C'era chi combatteva, ma c'era anche chi si occupava delle arti e della musica. Quindi in realtà noi abbiamo appunto il racconto di storie di questi individui distribuiti sul pianeta Terra. Prego. Ma voglio dire, questo qui è concentrato solamente nella parte, diciamo così, del Medio Oriente, quindi Israele, eccetera, eccetera. Ma questi tipi di scritture, quindi una Bibbia, che ne so, nella parte orientale del Giappone o dell'America, non ci sono riscontri di questo genere? Se loro sono distribuiti durante tutto il pianeta, questo tipo di racconti in questa maniera non ci sono per altre civiltà? Allora, tutti i racconti dei vari popoli, ripeto, per esempio prima citavo il Mahabharata perché è, come dire, l'opera colossale che parla di questi, cioè tutti i racconti dei vari popoli che ci parlano di questi qui sono tutti racconti che sono purtroppo considerati miti, cioè mentre questo è diventato il libro sacro, gli altri sono miti. Ma di racconti relativi a questi qui è piena la terra, cioè è pieno il pianeta. Ci sono degli racconti Zulu, che corrispondono esattamente a queste cose qui. Per esempio, nei racconti degli Asi, quindi le saghe norrene, quindi l'estremo nord dell'Europa, si parla addirittura, appunto gli Asi, questi individui qui, e all'interno di quelle saghe norrene c'è una tripartizione che corrisponde anche come descrizione esattamente alla tripartizione biblica: Elohim, Malachim e Nefilim. Sono ovviamente chiamati con altri nomi, ma ci sono addirittura questi qui. E lì c'è anche una curiosità, che in quei racconti lì dei norreni c'è scritto che quelli sono arrivati a governare lì, ma prima governavano in Oriente. Cioè addirittura uno spostamento. Se mettiamo assieme questa curiosità con ciò che c'è scritto nel libro sesto delle guerre giudaiche,